Benvenuti a tutti in questo mio tutorial in cui cercherò di spiegare brevemente come si può usare l'applicazione Google Sites per costruire delle semplici lezioni in modo che possano essere viste con uno smartphone. Noi sappiamo che Google Sites è uno strumento per costruire siti internet, è uno strumento molto semplice, piuttosto limitato per quanto riguarda le capacità di costruire un sito appariscente, ma diciamo che per chi è abbastanza alle prime armi, è piuttosto simpatico e facile da usare. Perché dico che questo tutorial è ristretto prevalentemente per coloro che devono indirizzare una lezione che deve essere fruita attraverso uno smartphone. Noi sappiamo che gli smartphone sono gli strumenti più usati non solo dagli studenti, ma anche normalmente dalla maggior parte della gente. Lo smartphone viene usato spesso al posto di un PC. Quindi bisogna costruire delle lezioni che siano visualizzabili bene attraverso lo smartphone. Perché in genere, usando Google Sites in una maniera, diciamo, complessa e completa, si costruisce un sito che presenta una home page e dei collegamenti a altre pagine, che però non è facile vedere attraverso uno smartphone. Quindi questo tutorial è indirizzato prevalentemente a questo tipo di visualizzazione. Vediamo adesso come trovare Google Sites tra le applicazioni di Chrome. Ci colleghiamo a Chrome e andiamo a vedere fra le applicazioni dove trovare Sites, che spesso non è presente facilmente nelle applicazioni che si trovano qui, ma dovete andare a vedere altro da Google e cercare l'applicazione scorrendo fino a quando non la trovate. Scendete, ecco, dovrebbe trovarsi in questa parte qui. Infatti, eccola qua. E ci colleghiamo quindi a Sites. Qui potete vedere che io ho alcune cose costruite da me, alcune sono in corso di allestimento. Per aprire una nuova pagina di Google Sites dovete andare qui, Crea un nuovo Sites. E qui vi si evidenzia esattamente tutto con il tavolo di lavoro per preparare il vostro sito. Vediamo adesso come funziona semplicemente questa pagina senza entrare nel merito della costruzione più complessa di un sito. Per costruire in maniera più complessa il sito con home page e pagine collegate, bisogna usare questa parte del tavolo di lavoro. Come vedete, qui c'è un home page, si possono aggiungere ovviamente pagine e creare un sito un pochino più complesso. In realtà noi questa parte di pagine non la useremo, useremo semplicemente un'unica pagina che costruiremo piano piano in maniera progressiva in modo tale che possa essere visualizzata facilmente attraverso uno smartphone senza bisogno di andare a collegarsi a pagine di tipo diverso, che è poi quello che normalmente fanno le persone, cioè usano lo scrolling per vedere le cose sullo smartphone. Quindi incominciamo a vedere questa è la pagina, il titolo della nostra pagina, che possiamo abbellire con la grafica che vogliamo da un punto di vista della scrittura. Diamo intanto un nome a questa pagina, a questo sito, e lo chiamiamo ad esempio Lezioni di puntini puntini, ognuno metterà
quello che vuole. Titolo di questa lezione, cercheremo di scrivere, torniamo un attimo indietro, cancelliamo quello che c'è, scriveremo normalmente come si scrive con Word il titolo di questa lezione o di questa pagina, per esempio lezioni di genetica, io sono un insegnante di biologia, ognuno metterà quello che vuole. Sotto possiamo anche mettere un sottotitolo, dalle leggi di Mendel alla struttura dei cromosomi. È chiaro che la creatività di ognuno poi sceglierà cosa fare. Chiaramente possiamo anche centrare questa scrittura usando questo sistema molto semplice che assomiglia molto a Word. Questa diciamo intestazione, che è l'intestazione della nostra lezione, possiamo cambiarla pure in banner grande, come vedete, in banner normale, in solo titolo o in copertina. Ora io in genere uso il banner, che è la cosa più semplice, più facilmente visualizzabile sullo smartphone. Ma l'altra cosa interessante è che noi possiamo cambiare la tipologia di questa intestazione usando la parte che ci dà precostituita il programma. In questo caso noi usiamo una struttura di sito semplice, ma possiamo usare Aristotele, vedete, diplomatico, ci sono vari tipi di sistemi, ecco questa per esempio può essere interessante, diplomatico, c'è una cornice, insomma una tipologia di scrittura, di titoli e di parole, poi vedremo, già preimpostate, ed è questa la un po' la limitazione che ci dà Google Sites. Sono pochi i sistemi, vedete? Anche questo può essere interessante, per esempio. Li provate e scegliete quello che più vi piace. L'altra cosa interessante è che voi potete cambiare l'immagine di fondo. Qui c'è un fondo nero. Andando a cambia immagine potete fare due cose. O caricare un'immagine che voi avete già salvato nel vostro computer, oppure andare a cercare un'immagine, selezionare un'immagine tramite o una galleria che è già predisposta, che magari non ci interessa perché non è collegata all'argomento della nostra lezione, oppure andare in cerca. Allora, a questo punto in cerca noi abbiamo il motore di Google, ovviamente. Cerca, per esempio, immagine, ovviamente, di cromosomi. Ecco qui che mi vengono proposte una serie di immagini. Questa può essere interessante perché si vedono i cromosomi con le cellule durante sicuramente una duplicazione cellulare. Quindi potrei, per esempio, scegliere questa perché è di effetto. La seleziono. E questa immagine mi viene messa come sfondo al mio titolo. Diciamo che c'è una regolazione abbastanza automatica, che è questa parte qui, che ci serve per vedere meglio lo sfondo e la scrittura del nostro titolo. Dopodiché, fatto questo, che può essere un sistema interessante perché è di impatto da un punto di vista visivo, incominciamo a mettere il testo. Torniamo in Metti, casella di testo. Ecco, e qui possiamo scrivere tutto quello che vogliamo sulla nostra lezione di genetica. Possiamo anche mettere un sottotitolo. Proviamo per esempio così, la centriamo, la vita di Mendel. E continuare a scrivere
quello che ci interessa.